Let's go, bitches! È arrivato il momento di fare un recap di quello che è successo in questa settimana, anzi 10 giorni di Black Ops 3. Come sapete, avrei dovuto fare team negli Hyper Games, ma questa cosa non è andata a buon fine. Ci sono stati vari problemi di cui non vi dirò, ma vi parlerò anzi di quello che è uno dei problemi fondamentali, è che non riuscivamo a giocare abbastanza bene. Questo perché specialmente il problema del linguaggio, come non so se molti di voi lo sanno, ma in Francia non si studia inglese, quindi è stato molto difficoltoso per me e Torres giocare con giocatori francesi che non parlavano inglese o almeno pochissimo. Come sapete, la comunicazione è importante. Se uno vuole dire che una persona si trova sopra ventilatori nel corner a sinistra, magari non è in grado di dirlo, o che si trova nelle scale subito a sinistra nell'angolo sopra le casse, non lo può dire perché magari non sa come dirlo, quindi non è che io gliene faccio una colpa. Sono cose normali, non si studia in Francia, pure perché il francese loro pensano sia una delle lingue più conosciute e comunque parlate al mondo dopo l'inglese e lo spagnolo, quindi per questo non lo fanno. Ma io, per quello che vi posso dire, non abbiamo potuto fare questo team. Io faccio invece tutti i miei, diciamo, auguri a Beziok, che è un mio amico, giocava con me su Modern Warfare 2, quindi gli auguro tutto il meglio con gli Hyper Games. E niente, io e Torres abbiamo deciso di ritornare a fare team assieme. Io in questi 2 giorni che avevamo per mandare roster per cercare di avere l'invito alla Pro League, ho giocato sia con il team di Sowers, gli EGI, con Harley e Revolt, che sono bravissimi, hanno una comunicazione perfetta, ma ho deciso alla fine di giocare con gli All Star, sia per un fatto che avevo detto già a Torres che avrei giocato con lui prima che uscisse Black Ops 3, avevo già in programma di giocare con lui, quindi mi sembrava un po' come tradirlo, sniccargli dietro. E lui mi ha dato questa opportunità di giocare con gli All Star, pure perché lui il suo team olandese lo aveva già pronto, già fatto, quindi non c'era bisogno di me. Invece mi ha voluto chiamare e sono contento di questo, pure perché giocando con lui magari ha visto che anche qui in Italia abbiamo dei giocatori bravi e che si meritano un posto. Gli All Star, per chi non li conoscesse, è uno dei team più famosi olandesi, sempre composto da almeno 2 giocatori olandesi o 3, più qualche giocatore straniero che è stato magari inglese o se no tedesco, eccetera eccetera, o comunque dei Paesi Bassi e così via. Per quanto riguarda gli Hyper Games, voi direte: ma potevate prendere giocatori che parlavano inglese? Beh, il problema è che gli Hyper Games, essendo una multigaming francese con sponsor francesi, volevano avere ovviamente almeno metà della lineup composta da giocatori francesi, quindi in modo che possa, come posso dirvi, essere riconosciuto come un team composto da una maggioranza di giocatori francesi, quindi non è stata possibile questa cosa. Io sono contentissimo di essere comunque, di far parte degli All Star, e sono felice perché, cioè, come posso spiegarvi, è fantastico far parte di un team del genere. Tutti lo conoscono sin dai tempi comunque di Modern Warfare 3, e far parte di un team del genere che comunque è stato così famoso, per me è un onore. Darò il massimo comunque per provare che noi italiani non siamo comunque, siamo forti, siamo bravi e non siamo da meno. Per quanto riguarda la COD World League, non so se sapete già come funziona, ma a ogni giocatore che è stato invitato nella lista è stato detto di mandare un form con i propri achievements, i goal più importanti della... i goal, sì, vabbè. Mi vengono ancora le parole in inglese, scusate. Con, diciamo, le cose più importanti della propria carriera, gli highlights più importanti, eccetera, eccetera. Ebbene, una volta fatto questo, bisogna comunicare ai giocatori l'organizzazione, il nome del team, i vari contatti, eccetera, eccetera, e viene mandato, e si può avere una possibilità di essere selezionati il 18 novembre. E quindi non vuol dire che noi andremo sicuramente, è una cosa molto brutta forse questa, perché ci sono tantissime persone invitate. Voi immaginate ogni persona che fa un team diverso, che casino diventa. Oltre a questo, una cosa che pochissimi sanno, questa qui è abbastanza confidenziale come cosa, è che anche le org hanno ricevuto questo form da far compilare i loro giocatori. Quindi voi immaginate la quantità di appli che hanno ricevuto, che ha ricevuto l'Activision ieri, perché la scadenza era ieri a mezzanotte Pacific Time, quindi erano da noi tipo le 8 del mattino o 7 del mattino, non ricordo bene. Comunque, voi immaginate che se anche queste org hanno ricevuto il form e l'hanno fatto compilare a 4 giocatori, voi immaginate la quantità di form, di appli che hanno ricevuto l'Activision e che devono selezionare. Quindi sarà difficilissimo che prendano in considerazione i team, e io quello che sono sicuro che faranno è che sceglieranno tra almeno 4 team inglesi come Vitality, Millennium, Epsilon, il team di Shane e così via.
Quindi voi potete dire perché non sei tornato a giocare con Sowers e Gnarly e Revolt degli EGI, che comunque erano un buon team per chi ci ha visto giocare o ha sniccato nel mio cinema. Beh, cosa posso dirvi? Non ho giocato con loro specialmente perché non penso che un altro team composto da una maggioranza di giocatori inglesi vada, e specialmente io e Torres avevamo già ricevuto l'invito a priori, questo è sicuramente una buona occasione, una buona chance di essere invitati. E oltre a questo abbiamo un'organizzazione che è in to be announced, che dobbiamo annunciare, e questo org non so ancora, non la possiamo rivelare in questi giorni, ma è una molto importante. Anche questa ha ricevuto il form da compilare per mandare l'invito a tutti i giocatori, quindi anche T1 e Battle King, che non hanno ricevuto l'invito, hanno mandato loro stessi il form. Mi dispiace che in Italia nessuna orga ha ricevuto l'invito per la Pro League, mi pare una cosa stranissima. Da noi non ci cagano, da noi preferiscono fare eventi con gli youtuber e cose del genere, e non sull'esport. Mi dispiace di questa cosa, vorrei parlarne con l'Activision, perché se ogni volta hanno paura di investire perché hanno paura che c'è poca gente, magari c'è poca gente proprio perché non si fa niente per far crescere l'esport. Non è che l'esport nasce e cresce così, sì, è una passione di molti giocatori e ognuno la deve coltivare personalmente, ma se nessuno fa mai niente per accrescere questa, diciamo, passione o per allargarla, come si può dire, a tutte le sfere, perché ci sono molte persone che non ne sono nemmeno a conoscenza di questo mondo, quindi è normale che poi si ritrovano con questo problema. Quindi, beh, speriamo che ci sia un futuro più roseo per l'Italia. Io sono orgoglioso di poter far parte di un team così importante e famoso europeo e voglio dare il massimo. Sono sicuro che questo team, con vari giorni di allenamento, miglioreremo tantissimo. Come sapete, gli All Star sono sempre stato un team da top 3, top 5 Europa, quindi un team molto alto, molto elevato in tutte le stagioni di Black Ops, e mi trovo con dei compagni comunque fantastici e mi danno una carica assurda, quindi non vedo l'ora di iniziare, non vedo l'ora di potervi dare più news, spero, anzi incrociamo le dita che venga selezionato il nostro team per andare alla Pro Division, spero di rappresentarvi al meglio se comunque mi capiti questa occasione, e allo stesso modo, se non saremo selezionati, ovviamente andremo attraverso la Challenger Division, l'Amateur Division, fino a scalare la Pro Division in vetta. Ve lo prometto, darò il massimo per rappresentare l'Italia e per rendervi orgogliosi di avermi, se, diciamo, di essere su quella lista. Quindi io vi saluto, bitches, grazie a tutti per il supporto. Let's go!